Vi faccio vedere come creare il conetto di carta. Molto semplice. Allora, noi abbiamo un foglio, il classico foglio di carta da forno, in questo caso uso domestico un rotolo. Non facciamo altro che tagliare una parte, quindi ricaviamo circa un rettangolo, ok? Come un quadrato leggermente più grande, come un rettangolo. Lo taglio a metà, l'ho già fatto, e ottengo due parti, ok? Perfetto. Questo triangolo non facciamo altro che tenerlo tra due mani. La mano destra tiene il triangolo in questo modo qua. Pollice e indice tengono l'estremità del triangolo. Mi raccomando, solo la parte dritta tra le due dita, la parte invece sotto a punta, ok? Mano destra tiene il triangolo, la mano invece sinistra gira intorno alla mano destra. 1 2. Una volta che siete così, spingete verso l'alto e tirate. Conetto fatto. Ve lo faccio rivedere. Prendete un triangolo di carta da forno, ricavate prima un rettangolo, poi lo tagliate a metà e fate un triangolino. La parte dritta in alto, la parte a triangolo sotto. La mano che tiene in questo modo la carta da forno gira. 1. Gira. 2. Tira il triangolino verso di me e spingo dall'altra parte. Conetto. Si mette la mano sul conetto, si prende l'estremità che avanza, si gira dentro e si schiaccia in modo tale da fermarlo. A questo punto spezziamo un pochettino la parte che abbiamo messo dentro e andiamo ancora dentro, cioè gli diamo un fermo, semplicemente. E abbiamo il nostro conetto di carta. Ok? Facile. Ve lo faccio vedere, diciamo, in velocità. Semplicemente col triangolino voi fate 1 2. Spingo, vado dentro, track, poi pacco, chiudo, conetto di carta, ok? Noi ce li teniamo da parte perché quando facciamo la glassa una parte la scorporiamo, la mettiamo dentro e scriviamo il classico nome sucker, ok? Poi voi potete fare una chiave di violino, potete fare quello che volete, però un conetto lo facciamo in questo modo. Teniamolo da parte, così partiamo con la glassa e glassiamo la torta.